Amiche e amici di Volumbright, abbiamo il piacere di avere come ospite oggi Valentina Tomirotti, dopo un lungo corteggiamento è qui per presentare il suo libro, il suo primo libro, Un altro danno, che la presentazione sarà poi questa sera a Binaria, però ha accettato insomma di sottoporsi alle nostre, al nostro interrogatorio. E quindi Valentina, ti chiederei, tu sei una blogger, giornalista, adesso anche scrittrice, ti possiamo anche chiamare influencer, vedremo, ma in realtà chi è Valentina Tomirotti? Beh, Valentina è Valentina, è quello che vedete, mi occupo di comunicazione, mi piace comunicare e lo faccio per osmosi, cioè io comunico anche quando sto zitta e tengo la bocca chiusa ed è un po' la mia missione terrena, ed è quello di informare il mondo che anche una vita da seduta può essere una vita normale. Adesso ti dirò qualche parola, tu mi dici che reazione ti provoca. Pepitosa. Pepitosa è l'alter ego di Valentina, è la parte online di quello che sono nella vita di tutti i giorni, è il mio nome che potete digitare su Google e vi si apre un mondo che mi riguarda, fatto sia di progetti ma anche proprio di quello che sono, un mondo rosa. Un mondo rosa, quindi tutti gli appassionati di questo colore sicuramente andranno a cliccare per cercarti. Invece dicessi per dire? Per dire è un'altra cosa che mi riguarda, è un hashtag che io me lo sono tatuato anche qua per non dimenticarlo mai, e anche quello è una parte di me, è un'altra parte di Valentina. Il per dire è una parola d'ordine che io mi impongo quotidianamente per affrontare il mondo online con delle frasi che mi invento o delle opinioni che snocciolo sul web. E invece tornando all'apertura, ti dicessi influencer, cosa ti viene in mente? Influencer non credo di esserlo, o meglio, non mi occupo di influenzare la massa con un obiettivo che potrebbe sembrare commerciale, come fanno gli influencer, ma io parlo di una vita quotidiana che vivo e quindi racconto semplicemente quello che sono. È ovvio che facendo questo e mettendomi a nudo, la gente si immedesima molto in quello che può essere, che può riguardare tutti. Quindi forse lì sì, influencer. A proposito, adesso siamo, non dico invasi, però ci sono tante influencer molto avvenenti, con disabilità, quindi che magari hanno una disabilità, e che hanno tanti follower. Cosa ne pensi? Bisogna sempre fare una distinzione, secondo me, sull'obiettivo che vuoi comunicare, perché sei online e come mostri la tua disabilità. Ci sono molti modi per farlo. Siamo abituati, purtroppo ancora, ad una società che accetta la disabilità normale. Una persona seduta, ma con misure e, passami il termine, sembianze normali. Io esco abbastanza dal mucchio e non ho nulla di normale. Non ho nulla di normale se non la vita e gli interessi che mi possono accomunare ad una ragazza di 36 anni. E quindi questo un po' rompe gli schemi. Ben venga però, in ogni caso, trattare il tema della disabilità anche da un punto di vista social. L'importante è che venga fatto a fin di bene, per informare e non per compatire. Direi molto chiaro il concetto. Adesso una domanda politica. Che effetto ti fa, da insomma, comunicatrice, giornalista, avere un ministero appositamente pensato per la disabilità, quindi il ministro che è anche per le disabilità? Domandone perché non,
non mi trovo d'accordo in nulla di quello che fa questo ministero, non ho nessun problema ad ammetterlo, ma al di là della corrente politica mi preoccupa molto la chiusura che si vuole far passare come normalità facendo nascere questo ministero. Contrariamente a quello che sembra, non stiamo aprendo nessun vaso, ma lo stiamo chiudendo ermeticamente. Quello che si sta facendo con questo ministero è vittimizzare ancora di più la disabilità, ma non uniformarla alla popolazione. Ecco, l'inclusione io non vedo nulla. Sì, ad esempio a me fa rizzare abbastanza i capelli quando agli eventi paralimpici non ci va più il ministro dello sport, ma ci va il ministro per la disabilità. Questo lo trovo un controsenso. Allora, è giusta la figura ed è giusto istituire un ministero che si occupi di questa fetta della società, a patto che il ministero in questione sappia cosa ha in mano, sappia che quello che ha in mano è la vita delle persone con maggiore difficoltà, ma che si ricordi che sono persone e non cose o pedine da relegare in un angolo in base alle luci della ribalta. Ecco. Devo essere un pochino più insistente, e che effetto ti fa che questo ministro per la disabilità sia uno come Lorenzo Fontana, che sappiamo quali sono le sue posizioni su altre tematiche di diritti civili e non solo? Credo che di civile questa persona non abbia nulla. Non abbia nulla, non tanto come persona perché non la conosco, ma per la figura che rappresenta. Per la figura istituzionale che dovrebbe rappresentare, lui non ha un minimo di libertà d'opinione che manifesta e che mette in risalto con il suo ministero. Anzi, credo che il ministro Fontana, se conoscesse me, mi relegherebbe ai margini di non so quale periferia, perché io sono una persona molto libera, nonostante le mie limitazioni, molto libera di testa, che credo che sia più fondamentale che essere libera come movimento. Non sono contro all'aborto, non sono contro alle unioni civili, non sono contro alle unioni omosessuali, non sono contro ad una disabilità libera e manifesta e ad una normalità anche della sfera emotiva sentimentale che può riguardare il mondo della disabilità. Non sono favorevole fino in fondo all'assistenza sessuale, o meglio, non sono favorevole alla comunicazione che viene usata per questo tema, perché nel mondo della disabilità, fortunatamente o sfortunatamente, non siamo tutti uguali e non tutte le persone devono affrontare un vicolo chiuso per provare amore. Amore o anche solo sesso, perché è normale che quello, e non mi piace che venga invece cavalcata l'onda che una persona con problematiche fisiche possa ambire alla sfera sentimentale, che poi non è, ma alla sfera pulsionale, solo attraverso l'assistenza sessuale. Perché chi vive e cerca di farsi sgomitare nella società per dimostrare in qualche modo che la vita normale anche da quel punto di vista è fattibile, non viene capito e viene definito sempre come quella persona che per farsi voler bene o per essere al centro di una relazione c'è qualcosa di finto e costruito, ma non è così. Quindi il ministro Fontana credo che abbia molto da imparare per il ministero che occupa. Grazie di aver risposto a questa domanda, invece parlerei finalmente del tuo libro. Un altro danno, quindi quanti danni e quali sono i peggiori o i migliori che ha fatto Valentina nella sua vita?
Il libro è un insieme di danni, ma anche di doni, perché mi piace giocare con le similitudini del suono delle parole, e alla fine il danno posso anche essere io, perché quando sono nata sono stata una sorpresa per i miei genitori, perché il medico, che come ne ho parlato io nel libro, è stato vittima di una peperonata mal digerita, non ha riconosciuto nell'ecografia la mia malattia. La mia è una malattia genetica, e quindi io sono stata una sorpresa come l'uovo di Pasqua, pur essendo nata a novembre. E quindi questo potrebbe sembrare un danno, che però grazie alla mia famiglia e a questi lunghi 36 anni di vita, credo, senza troppa fatica, che possa essere chiamato anche dono. Ok, grazie. E una delle ultime avventure, no, della tua, dei tuoi 36 anni è stata la patente, no? Ci racconti com'è stata questa esperienza? Adesso guidi in autonomia e quindi sei pronto a far danni, o forse ne hai già fatte? No, speriamo di no, però aver preso la patente è stata una spunta in più sulla mia lista dell'autonomia. Chi ha problemi motori ambisce ad una continua ricerca di autonomia e di libertà. Ho aggiunto 4 ruote alle mie attuali e tra varie peripezie sono riuscita a prendere la patente. Avendo 36 anni è come se avessi sorpassato il giro di boa di 18 anni. E niente, ho preso la patente, ho questa macchina spaziale che sono riuscita ad acquistare anche grazie a un crowdfunding che ho fatto, perché i prezzi per queste macchine non sono alla portata di tutti, ed è una cosa sulla quale mi sto battendo anche a livello politico, perché insieme all'onorevole Pini del Partito Democratico ho scritto una proposta di legge per fare in modo che una libertà che può essere la patente possa essere la portata economica di tutti. La mia patente non è solo movimento, ma è anche turismo accessibile, perché mi sono resa conto che in Italia c'è una grossa domanda sul bisogno di capire le barriere architettoniche, ma c'è poca offerta di materiale che racconti il nostro paese tra i limiti e i benefici. E quindi io cercherò di scrivere delle guide turistiche che raccontino fino in fondo la reale problematica, comunque lo stato di attuazione delle città per chi ha in carrozzina. Tutto questo si tramuterà anche in un progetto, no? Se non sbaglio, che si chiama Pepitosa in carrozza. Ce ne vuoi parlare? Pepitosa in carrozza è il progetto, appunto, che avrà come finale o come punto di partenza un'associazione, perché al mondo la cosa fondamentale che devi capire è che il tuo problema non è solo il tuo. Al mondo non sei da sola ad avere questi limiti, ed è giusto allargare le braccia invece che chiuderle. E quindi voglio parlare a tutti, anche a quelli che camminano, perché anche chi cammina ed è, tra virgolette, normale, può avere delle disabilità momentanee e può trovarsi in difficoltà, come ad esempio anche le mamme con un bambino, col passeggino, oppure un anziano, o qualcuno che si rompe una gamba o qualcosa del genere. E quindi io voglio parlare anche a tutti loro, non solo a chi è per sempre sulle 4 ruote. Quindi Pepitosa in carrozza credo e spero che possa essere una novità universale. E ovviamente te lo auguriamo. Chiudiamo l'intervista con i fuochi artificiali. Io ti farò adesso delle domande marzulliane, nel senso proprio sono le domande di Marzullo, però sono molto interessato, siamo molto interessati dalle tue risposte ovviamente. La prima è,
il top. La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Chi non sogna non vive, secondo me, perché i sogni sono comunque la benzina che ti fa svegliare alla mattina. Chi non sogna non ha prospettive e secondo me non conosce fino in fondo la parola futuro. Quindi i sogni aiutano la vita. Ok, la seconda è meglio incontrare la persona giusta nel momento sbagliato o la persona sbagliata nel momento giusto? La persona sbagliata nel momento giusto, perché così sai già dove vai a parare che il peggio è passato. No, a parte tutto è ovvio che incontrare la persona giusta al momento sbagliato ti salva dalle situazioni, e la cosa importante però è imparare a chiedere aiuto, ad alzare la mano e non avere vergogna di farlo. Quindi è ovvio che la persona giusta al momento sbagliato te lo fa rendere un po' più dolce. Benissimo, con questa risposta noi chiudiamo la nostra intervista, ti ringraziamo per aver partecipato, ti auguriamo ovviamente il massimo successo per il tuo libro e grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi per avermi ospitata, grazie Torino e ci vediamo in giro con il libro, la macchina o i social, tanto mi trovate ovunque.